Tra questi Suso Cecchi D'Amico, la donna che è un po' l'anima oscura del cinema italiano, dal momento che ha sceneggiato più di 100 film dal 42 ad oggi. La sceneggiatura era già iniziata, la scelta del libro di Bartolini era stata già fatta e la sceneggiatura era stata iniziata con Amidei, Sergio Amidei, il quale però non era contento della scelta. Amato Sciocca si ritirò, lo dico a onore di Amidei, perché poi quando vide il film fu il primo a andare da De Sica e da tutti noi a dire che si era sbagliato, che il film era bellissimo. In Ladri di biciclette il paesaggio, lo sfondo è quello della città, della Roma del 48. Il film scorre come un itinerario tra quartieri tipici, cioè diversi tra loro, tanto nell'architettura quanto nella fisionomia dei loro abitanti. Ma dove è andato sto maledetto? Abbiamo voluto dedicare una puntata alla città perché riteniamo che in questo senso si possa parlare di paesaggio urbano e perché alcuni angoli tipici di questo paesaggio vanno scomparendo. La realtà dei diversi quartieri, microcosmi di abitazioni e di storie tipiche, oggi va perdendosi un po' alla volta in un immenso agglomerato anonimo. Fu proprio l'ambiente urbano del dopoguerra a ispirare il meglio del neorealismo. Gli ambienti poi li abbiamo scelti andando in giro, facendo quella vita che si faceva allora, che non incontri di sceneggiatura molto spesso, come detto, erano nei caffè, poi si cominciava a fare delle passeggiate, si pigliava il tram e ci si metteva lì, si faceva tutto il giro e si vedeva entrare della gente, si sentiva i loro discorsi, veniva voglia di andare a vedere i posti che abitavano. E poi venivamo colpiti da dei posti o da dei personaggi che sceglievamo per le nostre soste. Una per esempio, ma mi pare non si veda all'esterno della Santona, e comunque se si vede non è quello vero. Noi andammo da questa Santona che stava davanti a Villa Torlonia, in quello spiazzo, a un pian terreno. E rimanemmo affascinati dalla umanità che andava lì tutti i pomeriggi a fare una specie di confessione, a chiedere consiglio a questa donnona in vestaglia di cammello, quale poi non voleva moltissimo con noi. Sei brutto, figlio mio. Sei brutto. I famosi attori presi dalla vita, non è che perché avevano talento d'attore, erano perché era quel personaggio, era lui. Tanto vero che quando fu preso Maggiorani, quale non aveva rubato la bicicletta, ma era un uomo di estrazione molto modesta, un operaio così con quella faccia triste che andava benissimo, De Sica gli fece firmare un foglio nel quale lui si impegnava poi a non fare altro, non perché aveva paura che diventasse perché non era un attore e sarebbe stato infelice, come lo fu, a voler continuare una professione che non aveva la preparazione per fare. Ma torniamo alla città come ambiente. Ripercorriamo con la sua sceneggiatrice lo stesso itinerario del film. Cosa è cambiato a Roma dopo 40 anni? Ciao Bru, se vediamo stasera alle 7, aspettami qua, eh. Al ladro! Al ladro! Che ti è successo? We'll be right back.
il tram, poche auto, i tram e tante biciclette. Ma chi aveva la macchina? Nessuno. Il primo a avere la macchina, ma una macchina a disposizione, si pagò, e se la pagò perché lavorava tanto come attore, fu De Sica, il quale prese un taxi a sua disposizione, aveva un tassista, andavamo col taxi. Nella zona di Ponte Milvio c'era chi faceva il bagno nel Tevere. Il quartiere Flaminio, dove furono girate queste scene, era ai margini della città. Si tenevano allora nello stadio Flaminio, che appariva così prima della ristrutturazione. A poca distanza c'è lo stadio Olimpico. Lo stadio era giustamente messo ai limiti della città, mentre adesso te lo trovi in città, non si capisce perché adesso, per questa sciocchezza la chiamo io dei mondiali, non abbiano fatto uno nuovo grande fuori e abbiano ingrandito, ha imbuto quello che c'è. L'aspetto attuale di Piazza Vittorio, il porticato, i palazzi in stile umbertino, risale alla fine del secolo scorso. Il contrasto di colori che oggi caratterizza gli edifici è solo il frutto di diverse scelte condominiali. Una guida di Roma degli anni 30 la descrive così. Qui si tiene uno dei mercati principali della città per la vendita al minuto dei viveri, ciò che gli toglie eleganza. Non di meno il giardino, frequentatissimo dai bambini, soprattutto del ceto popolare, è assai interessante per magnifici gruppi di palmizi di varie specie. Qui ancora oggi si tiene un mercato però fisso rispetto a quello dei tempi del... con questi carrettini oggi accantonati. Nato subito dopo l'ultima guerra, il mercato di Porta Portese era abusivo, di dimensioni ridotte e soprattutto non era un fenomeno di attrazione turistica come oggi. Sai, è molto importante il fatto che lì c'era il carcere minorile. E quindi intorno al carcere minorile c'era quell'aria di sorveglianza e anche di attesa, che vedevi e la notte quelli che chiamano, che urlano, perché c'era silenzio. Trastevere era il più popolare dei quartieri romani.
il luogo obbligato dove ambientare le scene dell'inseguimento al ladro. Porta Pia doveva dare l'idea dell'inizio del centro della città, le mura, i primi monumenti e il traffico dei mezzi pubblici di trasporto. Sarebbe comodo, sarebbe comodo! Va bene che c'è per mentre Piazza Sempione era in piena periferia. Qui oggi la città sommerge il pittoresco scorrere della Niene. Come trova oggi Suso Cecchi d'Amico la città di ladri di biciclette? La trovo orrenda. Non è possibile che uno non pensasse che mettendo certe fermate della metropolitana come a Piazza di Spagna eccetera sarebbe stato un guaio proprio per lo snaturamento della cosa. Fai un pochino più lontano, insomma, salvaguardi, oppure dare certi permessi per i negozi che hanno cambiato veramente il corso per una via così di bella, è diventata un raduno di negozi di stracci. Mi dirai che questo è un atteggiamento aristocratico, ma neanche un po', non lo è neanche un po', perché credo che la gente vedere delle cose belle o imparare a farle gli fa solo bene. Ovviamente è una naturale esigenza che la città si trasformi per via del progresso e dell'aumento della popolazione. L'appiattimento che ne consegue fa rimpiangere però, anche solo per un attimo, magari proprio in un momento di traffico caotico, anche se più povere. Ladri di biciclette è anche questo contrasto. Denuncia la miseria della vita di 40 anni fa, ma esalta il fascino di un ambiente urbano più a misura d'uomo che sarà difficile recuperare. Ciao, ma! Ciao, Maria.